Vittoria esterna per il Fiuggi, che riesce ad imporsi sul Nereto per una rete a zero, continuando così la sua striscia di risultati utili consecutivi. Al minuto 7, prima ammonizione della partita, con il direttore di gara che mosse il cartellino giallo a Scatozza per un fallo su Manari. Al quarto d'ora, primo tiro della partita. Su una situazione di calcio d'angolo, Antonelli ci prova dalla distanza, ma il tiro viene murato dalla difesa. Ancora Nereto, con una palla messa in mezzo per Pedalino, che dopo averla stoppata l'appoggia per Cipriani, che però calcia alto. Alla mezz'ora, Falzetta salta l'uomo con un dribbling e prova a concludere sul primo palo, ma Novi respinge di piede. Al 38esimo, tiro di Cipriani dalla distanza, ma colpisce male e la palla finisce alta sopra la traversa. Dopo un buon primo tempo del Nereto, al 45esimo arriva il gol del Fiuggi. Una palla finisce velenosamente in area, Ferrini controlla male e Sowe da distanza ravvicinata inzacca, portando la sua squadra in vantaggio. Finisce così il primo tempo. Secondo tempo soporifero, con pochissime occasioni da gol. Il Fiuggi controlla la partita cercando di sfruttare gli errori della squadra avversaria e il Nereto cerca invece di trovare il pareggio. Ad inizio ripresa Sowe segna il gol del 2-0, ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco. Verso la fine della partita, il Nereto prova ad acciuffare il pareggio con un tiro innocuo di Monaco. Al 44esimo esce l'eroe di giornata Sowe e al suo posto entra Tucci. Dopo 4 minuti di recupero, l'arbitro mette fine all'ostilità, con il Fiuggi che porta a casa 3 punti molto importanti ai fini della classifica, permettendo alla squadra laziale il sorpasso al Notaresco e raggiungendo il quarto posto in classifica.